Fiume di Nisi, un piccolo abitato della costa ionica di Sicilia, con un migliaio di abitanti e un nucleo storico di abitazioni. Il comune sorge nella valle del Nisi, sulla sponda destra della Fiumara, ad un'altezza di 190 metri dal livello del mare e dista 6 km dalla costa ionica messinese. Trasferiamoci ora in montagna, a circa 9 km di distanza, precisamente nella Valle degli Eremiti. Stratichini di peci, di maigichini, di mugichi, stratichini di soli, di veggiani a cavagemoli, stratichini di fumuchini, di fame, fredda e pane duro, stratichini di stenti, un ne sammescono magari santi. Siamo nella splendida Valle degli Eremiti, dove una fitta vegetazione, nocciole di felce e quant'altro, il tutto incastonato come un diamante nei boschi della riserva naturale. Questo sfavillante scenario è proprio qui, ai piedi del Monte Scuderi. Luogo salutare, con tanta tranquillità, dove persone e bambini sereni, liberi, corrono e giocano. È proprio qui, ogni anno, che il primo fine settimana di settembre si consuma un vero e proprio carnicidio, dove tutte le persone, apparentemente normali, lasciano le città, i paesi per radunarsi in questi luoghi, per poi trasformarsi in veri e propri carnefici. È quasi notte, la vallata inizia a popolarsi. La luna piena splende, rendendo le rocce luccicanti come pezzi di prezioso metallo. Ecco, iniziano le prime trasformazioni. I preistorici escono dalle loro tane cominciando la mutazione. Giusto magari riuscire a cassare. Sparano colpo di un lontano, viva un santo e un barinare. Come la cina di la cantina, ma non i morti, tanto a lui viva. Sono 100 musicanti, attorno all'angelo dei briganti.
Forse ancora non si è capito, ma ecco la causa di tutto. Antonio! Quindi non ti ascoltassi niente, sei perfettamente organizzato a stare. No! Questa è la scena. Ci vuole il sale sulla carne, ecco qua, io lo metto. Si mangia con la cipolla, voi lo sapete? Cioè... Sale e cipolla. Senti, mi siedi qua, ti mangi una... Nell'acceso sono i piatti. Ma a me mi è piaciuto così. Viene appanzati, dopo una lunga mangiata, li vedi pavoneggiarsi. A tutte e due. Uno e due. Che bel baffo, si adatta alla Santissima. Si adatta alla Santissima. Ora me lo posso dare. Poi per concludere la serata, così da smaltire il cibo ingerito, si dilettano con un bel ballo. No, il commento dei partecipanti alla serata. Siamo pieni, ne vediamo pure un caffè. No, questa era una pecora cucinata. Così, stanchi e distrutti, si va via, dandosi appuntamento al prossimo anno. Vera come un vino di paesi, e chi non è vivo e chi io mi imbriaco di te. Tu sì, siccome azzuccherata della festa dello santo,